Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo 10 alla volta. Come promesso, in questo video ricchissimo vi dirò qual è la mia classifica dei 10 migliori giochi dell'anno. Il POTY 2023. È stato un anno assurdo, pieno di sorprese, conferme e vere e proprie folgorazioni. Ed è stato difficilissimo limitare a soli 10 titoli questa lista, per questo ho barato. Tears of the Kingdom è fuori dalla classifica. E il motivo ve l'ho già spiegato nel video dove vi racconto perché, secondo me, l'ultimo Zelda è un capolavoro generazionale, semplicemente fuori competizione. Sì, è un po' una poroculata per liberarmi un posto in top, ma immaginatelo come se fosse sopra il numero 1, ok? Ovviamente poi sono tantissimi giochi che non sono riuscito a toccare nel corso dell'anno, quindi non stupitevi se grandi nomi sono stati omessi dai POTY. Comunque ci sarà spazio anche per menzioni d'onore di Mario tipo. Bene, io ho messo le mani avanti, voi fatemi sapere nei commenti qual è la vostra top 10 del 2023 e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! La decima posizione, la più bassa, è occupata da Super Mario RPG Remake. Riscoprire questo grande classico è stata una vera emozione, anche perché sembra un po' un momento di rinascita per i giochi di ruolo con protagonista l'idraulico italiano. Insomma, una riproposizione del genere, oltre ad avere un grande valore storico, fa ben sperare anche per il futuro di Paper Mario e perché no, per il ripescaggio di Mario e Luigi. Rispetto però a queste due saghe iconiche, Mario RPG conserva intatto un fascino tipico delle produzioni Square Enix, anzi Squaresoft, che per me identificano l'essenza stessa del JRPG. E un plauso in particolare va fatto agli sviluppatori di Arte Piazza per aver tirato fuori un titolo che, pur rimanendo rispettosissimo dell'art style originale, riesce comunque a regalare una grafica tra le più pulite e convincenti mai viste su Switch. L'unico appunto che ho da fare a un JRPG che rimane un entry point perfetto per il genere e soprattutto un'avventura fresca che diverte e scivola via senza mai avere dei tempi morti è che tutte le aggiunte fatte al gameplay purtroppo non si integrano al meglio con le meccaniche originali, anzi tendono a semplificare una struttura che già di per sé offre ben poche sfide. Ah, e complimenti a Nintendo per aver tenuto tutto, ma proprio tutto, anche i segreti in camera di Peach. Spider-Man 2 è rimasto un po' seppellito dalla concorrenza, un po' perché è uscito in un anno micidiale e un po' perché il suo essere sostanzialmente un more of the same del primo capitolo gli ha fatto perdere quella carica rivoluzionaria che contraddistingueva il primo open world su licenza di Insomniac. Però ve lo devo dire, a me è piaciuto e un botto, tanto che l'ho platinato nonostante io soffra tantissimo l'impostazione degli open world classici. Però Spider-Man gestisce alla perfezione i suoi archi narrativi e i suoi personaggi e dà il giusto spazio a un villain iconico come Venom. Però è a livello di gameplay che la produzione Insomniac mi ha veramente colpito. Per me la next gen è anche e soprattutto questo, caricamenti rapidi che annullano qualsiasi attesa e permettono di riscrivere le regole del viaggio rapido e anche le possibilità espressive con i portali che già si erano visti in Ratchet & Clank. E poi è anche il motivo per cui amo i videogiochi, quelli ben fatti. Ormai siamo tutti completamente saturi dell'universo cinematografico Marvel e sono convinto che una trasposizione così fedele di un comic americano funzioni soprattutto perché interattiva e realmente immersiva. Insomma, i veri blockbuster di supereroi non si trovano più al cinema, ma su console. Cocoon è invece un gioco minuscolo, lontano dalle ambizioni cinematografiche da blockbuster hollywoodiano di Spider-Man 2. Il gioco è stato fatto da uno dei due fondatori di Playdead che si è staccato e ha creato un nuovo studio, Geometric Interactive. E Cocoon conserva tanto del DNA di Inside e Limbo, pur parlando un linguaggio fondamentalmente diverso, per quanto anch'esso muto. Un universo alieno, criptico e affascinante che si regge in piedi sulla sola premessa della possibilità di esistenza di mondi dentro ad altri mondi e dei paradossi logici che ne possono scaturire. Cocoon è un puzzle game estremamente semplice, infatti tutte le azioni si compiono con la pressione di un solo tasto, eppure non è mai banale. È un po' la quintessenza del puzzle game, di una concezione di game design che non punta necessariamente a mettere in difficoltà il giocatore, quanto piuttosto a renderlo partecipe di una narrazione che è legata indissolubilmente al suo gameplay. Se avete paura che non possa fare per voi, provatelo su Game Pass, ma datemi retta, non lasciatevi sfuggire Cocoon. Con Hi-Fi Rush mi sono divertito, ma sul serio, ho riso e pure tanto. Non mi capitava da parecchio con un videogioco, eppure la produzione di Tango Gameworks mi ha colto di sorpresa grazie a un ritmo travolgente e a un art style pazzesco. Negli ultimi anni il concetto di rhythm game sembra essere uscito da un genere predefinito per poter contaminare qualsiasi tipo di gameplay. Ecco, la
aver scelto di unire le meccaniche musicali a uno stylish action old school a progressione lineare è stato un colpo di genio. La cosa migliore uscita dalle parti di Microsoft e Bethesda in questo 2023 sembra essere capitata quasi per sbaglio, un titolo minore tirato fuori dal nulla che però a distanza di mesi dal suo Shadow Drop mi porta ancora nel cuore. Sul canale trovate una recensione approfondita di Hi-Fi Rush, un gioco che merita di essere provato anche solo fosse per ascoltare la colonna sonora. Blasphemous 2 è il Metroidvania dell'anno, anzi forse uno dei migliori degli ultimi anni. So che molti preferiranno l'approccio spietato del primo capitolo, ma per me la brutalità di Blasphemous non era una scelta deliberata di game design, quanto piuttosto la risultante dell'inesperienza del team di sviluppo. Ma in questi 4 anni The Game Kitchen ha dimostrato di aver fatto tesoro dell'esperienza accumulata e Blasphemous 2 è per me la realizzazione di tutto il potenziale intravisto nel primo capitolo. La componente Metroidvania non è più una semplice ossatura sulla quale viene retta un'avventura gotica, ma ora è l'essenza stessa di un gioco che lascia molta più libertà d'azione, grazie soprattutto a un sistema di controllo finalmente fluido e reattivo. Dominare il combat system di Blasphemous non significa più semplicemente imparare il giusto timing di azione e reazione, ma sperimentare con tutte le sue meccaniche fino a rompere un sistema estremamente malleabile. Blasphemous 2 infatti conserva tutto il fascino decadente del debutto del penitente, anzi, nonostante sia svanito l'effetto novità, ci sono alcuni elementi grafici, dai paesaggi ai personaggi, che dimostrano anche come dal punto di vista dell'identità visiva si sia acquisita una consapevolezza assente nel primo Blasphemous. Non posso mettere Metroid Prime Remastered al primo posto solo perché si tratta di un remake e non di Metroid Prime 4. Sì, ho detto remake, definire questa riproposizione una semplice remaster significa sminuire il lavoro che è stato svolto da Retro Studios. Poracci, questo è chiaramente un antipasto di quello che sarà Prime 4, un voler solleticare l'appetito dei fan mettendo sul piatto un engine grafico strabiliante, soprattutto se si prende in considerazione la console su cui gira questo ben di Dio. Ma allo stesso tempo, questa remaster, anzi remake, arrivata dal nulla, ci ricorda come la visione di Retro Studios fosse più che rivoluzionaria già 20 anni fa, tanto che pur non cambiando praticamente nulla se non il comparto grafico dell'avventura originale, Metroid Prime risulta ancora un FPS, anzi un FPA modernissimo, che non ha nulla da invidiare alle produzioni contemporanee. Oggi, come allora, Metroid Prime rimane un dannato capolavoro. Siamo a metà classifica, quindi prendiamoci un attimo per citare i titoli ingiustamente non giocati. Tutti quei titoli che per un motivo o per l'altro, ma principalmente per mancanza di tempo, non sono riuscito a provare, ma che molto probabilmente sarebbero entrati all'interno di questa classifica. Spero prima o poi di recuperare Baldur's Gate 3, ma le ore di gioco da mettere in conto sono veramente troppe, considerando anche che non impazzisco per il fantasy alla D&D. Sul fronte dei giochi di ruolo giapponesi mi mangio le mani per non aver giocato a Octopath 2, Star Ocean 2, ma questo è in cima alla lista del backlog, e anche il DLC di Xeno 3, che ho sentito dire sia da orgasmo puro per i fan della serie. Sono scarsissimo con i picchiaduro, quindi per ora ho detto di no sia a Street Fighter 6 che al nuovo Mortal Kombat, e chiudo con due mancanze che proprio mi spezzano il cuore: Bomb Rush Cyberpunk e Pizza Tower. Il primo aspetto che si abbassa di prezzo nell'edizione fisica, mentre il secondo si sbrigassero a portarlo su Switch. Bene, andiamo avanti. Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto. Dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Ed eccoci alla posizione numero 4 con Resident Evil 4 Remake.
Ecco, quest'anno siamo stati costretti a confrontarci con il concetto stesso di remake, una definizione entro cui vengono raccolte operazioni diversissime tra di loro. E rispetto ai remake che abbiamo visto fino ad ora, quello di Resident Evil 4 è praticamente una riscrittura totale di quello che era il gioco originale, per un prodotto finale che più che sostituire il primo Resident Evil 4, gli si affianca costruendosi un'identità ben definita. E sono molto felice che Capcom abbia scelto questa direzione per uno dei remake più rischiosi di sempre, toccare un mostro sacro come Resident Evil 4, uno dei giochi più importanti di sempre e non solo dell'era GameCube, era un compito rischiosissimo. Eppure il risultato finale è fantastico, molto più horror di quanto visto in precedenza. Il remake è un po' la somma di tutte le versioni beta scartate nei primi anni 2000, ma anche un action adventure dal ritmo coinvolgente che, a differenza del remake di Resident Evil 3, taglia fuori pochissimo e non fa altro che approfondire tutto quello che c'era di interessante. Potrei parlare per ore di questo gioco, ma secondo me è la sua rigiocabilità a dire tutto, esattamente come l'originale su GameCube. Resident Evil 4 è uno di quei titoli che è impossibile da mettere da parte anche una volta finito. Un vero capolavoro. Sul gradino più basso del podio io ci metto Super Mario Bros. Wonder, un altro titolo di cui vi ho parlato a lungo qui sul canale, prima con anteprime e poi con una recensione approfondita. Non lo metto più in alto perché il gioco ha dei difetti, come la curva di difficoltà non tarata in modo eterogeneo o come anche l'assenza di boss fight memorabili. Però non lo posso mettere neanche più in basso perché Wonder è il ritorno all'eccellenza dei platform in 2D di Super Mario. Wonder è l'anti-new, da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Prendete ad esempio il continuo fluire di nuove idee di game design o anche la cura maniacale riposta nelle animazioni e in ogni elemento grafico. Non c'è nulla di lasciato al caso in una produzione che è una forza creativa ineguagliata in questo 2023. Wonder è così sovrabbondante di idee geniali che mi è difficile vedere le sue mancanze come difetti. Sono solo dei punti lasciati scoperti che sono sicuro verranno corretti in un folgorante nuovo Mario in 2D, che a questo punto non vedo l'ora che esca. Con Pikmin 4 vi ci ho fatto una testa tanta e sono sicuro che ormai avrete capito perché adoro questo gioco. Ci tengo a sottolineare però che non sono un fan sfegatato della serie, tanto che snobbai Pikmin 4 al suo annuncio e presi sotto gamba l'uscita di questo titolo nel periodo estivo che credevo sarebbe stato ancora dominato da Tears of the Kingdom. Mi sono dovuto ricredere immediatamente perché Pikmin 4 non è stato un tappabuchi, ma un tassello fondamentale di una lineup strepitosa. Con questo quarto episodio Switch dimostra di poter raggiungere delle vette grafiche qualitativamente impressionanti e anche di essere una sorta di mini cavò delle produzioni Nintendo. Pikmin, una serie dimenticata per decenni, diventa accessibile a tutti su console ibrida e improvvisamente vende come un titolo di punta e assume il ruolo di uno dei giochi più importanti dell'anno. Ma in che linea temporale viviamo? Una roba assurda. E se vi interessa approfondire cosa ne penso del gameplay, vi rimando al video che ho dedicato a Pikmin 4 qua sul canale. E prima di passare alla posizione numero 1, ecco un'altra veloce carrellata di quei titoli che ho giocato ma che non sono riusciti a entrare in classifica. Le menzioni d'onore. Sea of Stars è un grandissimo omaggio ai JRPG in 16-bit, ma gli manca quel qualcosa in più in grado di farmelo ricordare come una delle migliori esperienze dell'anno. Aspettando il DLC e l'edizione fisica, vi consiglio di giocarlo assolutamente su Game Pass. F-Zero 99 è un concept sensazionale, peccato che non mi fido di Nintendo e ho paura a investire tante ore in un gioco che magari verrà buttato giù senza preavviso. Spero però che questo primo passo rappresenti l'inizio della rinascita di F-Zero. Ghost Trick è una graphic novel sensazionale ed è fuori di pochissimo dalla top 10, però mi sarei sentito troppo in colpa a mettere un'altra remaster remake in classifica, mentre Dave the Diver l'ho trovato geniale, praticamente un moonlighter che incontra Subnautica, però non l'ho finito e ci ho giocato troppo poco per poterlo prendere in considerazione in questo video. Peccato. Va bene, passiamo al POTY 2023 e una volta tolto Tears of the Kingdom dall'equazione, senza troppe sorprese, la prima posizione va a Alan Wake 2. Però voglio essere chiaro, Alan Wake 2 è un grandissimo bluff. Non è assolutamente un titolo che vi consiglio di provare a prescindere, né un gioco che rivoluziona l'industria o riscrive le regole del suo genere di appartenenza. No, Alan Wake 2 è un titolo complesso, non di facile fruizione, ma soprattutto, come tutte le produzioni Remedy, è un gioco imperfetto che presenta molte scelte che faranno storcere il naso ai più. Non fatevi abbagliare dai pareri dalla critica, dai premi che sta ricevendo a festival, eventi e manifestazioni. Alan Wake 2 è un gioco
gioco per pochi. Nonostante il gameplay sia molto più convincente di quello del primo capitolo, che abbandona i lidi dell'action adventure in favore del survival horror puro, paradossalmente il primo Alan Wake era molto più pop e di facile digestione. Alan Wake 2 richiede di conoscere l'idea di game design e di scrittura che hanno Sam Lake e soci, presume che si abbia familiarità con l'universo Remedy e che si sia disposti ad accettare una cifra stilistica che molto spesso adotta soluzioni che vanno contro quello che potremmo definire il senso comune. Vi faccio un esempio cinematografico. David Lynch è un grandissimo regista, il mio preferito di sempre, un genio, ma non mi sentirei di consigliare a cuor leggero a chiunque la visione di Inland Empire o magari della terza stagione di Twin Peaks. Sono prodotti che io ho adorato, la cui visione mi ha segnato per sempre, ma non si arriva a uno Strade Perdute o a un Mulholland Drive dal nulla. E anche se si ha tutta la preparazione del mondo, bisogna mettere in conto di doversi scontrare con qualcosa di difficile comprensione. Ecco, per me Alan Wake 2 è il più linciano dei videogiochi ed è qualcosa di molto specifico che, per pura casualità, risulta perfettamente tarato sui miei gusti e che è stato in grado di restituirmi esattamente quello che cerco in un'esperienza che travalica i canoni del videogioco per approdare all'interno dei confini artistici. In molti stanno impazzendo per il capitolo We Sing, che è riuscito a sfondare l'ennesima parete metanarrativa tramite l'esibizione dei Game Awards, ma per me questo è un momento musicale che sa di già visto, molto avvicinabile alla sequenza del labirinto del posacenere di Control. Ci sono almeno altre due sequenze che mi hanno fatto sprofondare in crisi e mi hanno portato a domandarmi cosa stessi sperimentando, e queste epifanie per me sono i momenti più importanti in assoluto che continuerò a custodire con gelosia. Niente spoiler, mi dispiace, ma solo un invito: se vi sentite pronti, giocate ad Alan Wake 2. Non è per tutti, ma potrebbe fare per voi. Per me è il gioco dell'anno. E questi erano i poti 2023, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando non vi arrabbiate, fatemi sapere anche quali sono le vostre personalissime classifiche, i commenti come al solito sono aperti a tutti voi e niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà, voi nel frattempo fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto Alan Wake-ate duro. Io sono il Poro Poti, Michele Wake. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...